amici di Ricca, questo video è sponsorizzato da Podun Store, il meglio sito per comprare codici online, è sicuro e veloce, con il codice Ricca Bronze avete uno sconto duro, provato anche dal Gabibo, Bibo, sì, mi piace anche il pom pom pom. Ciao Grullai e benvenuti in questo nuovo video, io sono Ricca e oggi siamo qua con un mazzo veramente storto. Quando ragazzi, quando volete partecipare a un torneo, qual è la prima cosa che vi viene in mente prima di dire guarda voglio fare quel mazzo? Che sia forte, ok? Quindi forte è l'equivalente di costoso, questo è ciò che abbiamo visto più o meno negli ultimi tempi, visto che Lugia è il mazzo che più ha vinto, Arceus mega costoso, Mew fino a che non uscisse il Battle Kit è sempre stato abbastanza costoso. E invece oggi il nostro buon amico Tartaglia cosa ha fatto? Un deck da 14 euro, IVA inclusa, ci ha fatto top 64 a Bochum. Quindi innanzitutto sotto nei commenti scrivete grande tarta, top budget deck. Ed è un quad Weezing. Ok, cosa vuol dire quad Weezing? Che in questo mazzo l'unico Pokémon che attacca è Weezing di Galar. Quindi che briaco, come hai fatto a fare top 64? Lo sai solo te. Allora, innanzitutto lo conosciamo benissimo. Con un'energia mette 4 segnalini danno di veleno e la sua abilità dice che tutti i Pokémon del mio avversario non avranno abilità finché Weezing è attivo. Quindi andiamo a bloccare l'abilità di Lugia, l'abilità di Arceus, Crobat, Lumineon, anche i Pokémon base, per dire i Bibarel, le pecorelle, qualsiasi Pokémon abbia un'abilità con Weezing gliela blocchiamo, anche magari Genesect, qualsiasi cosa. Quindi cosa vuol dire? Che il mio avversario sarà rallentato. Ma uno dice, come fai a vincere una partita solamente rallentando e con 40 di veleno? Ci arriviamo. Innanzitutto, martello dirompente. Se esce testa andiamo a scartare un'energia. Quindi quello che andiamo a fare è destabilizzare l'avversario levandogli le energie, confondendolo con la trombetta, facendo addirittura boss order su un Pokémon, per dire che non ha ancora messo energie o che magari ritira con 3, con 4 energie o anche con 2, in modo tale che con miniera di Galar aumenti di 2 la ritirata. Una volta che ha usato switch, palloncino eccetera, difficilmente ritirerà tanto facilmente. Difficilmente ritirerà. Poi abbiamo il ventaglio delle onde, anche qua prendiamo un'energia speciale da un Pokémon del mio avversario e la mettiamo in fondo. Quindi ok, non la scarta, però comunque magari per quel turno sarà più difficile che lui attacchi. Inoltre abbiamo Fiammetta, scarta un'energia speciale da uno dei Pokémon del tuo avversario e una carta stadio in gioco. Quindi anche qua, tanta roba. Possiamo scartare una speciale che in Lugia ci va da matti. E ci sono tante speciali in giro, era non solo Lugia, ma mi viene in mente Lugia, ma anche Mew per esempio. E questo è il mazzo, essenzialmente è questo. Ma dite, una volta che ho fatto 4 martelli, trombette e ventagli, come rifaccio le mosse? Selina, lancia 2 volte una moneta, prendi dalla tua pila degli scarti un numero di carte uguale o inferiore al numero di volte in cui è uscito testa. Mettile in cima al tuo mazzo nell'ordine che preferisci. Se faccio 2 teste, io posso prendere una Selina e magari un martello e cercare di andare con questo loop finché non gli scarto tutte le energie o finché non ho destabilizzato proprio completamente l'avversario. C'è poco da raccontare perché è un mazzo veramente fortunoso. Partendo per primo, avendo Koffing che col suo unico attacco dice che si evolve in Weezing, possiamo sfruttare il frullato energizzante. Quindi se turno 1 abbiamo il frullato, lui lo evolviamo subito e gli blocchiamo subito le abilità. Se partiamo per secondo dobbiamo avere la fortuna di trovare l'energia così poi da evolverlo. Visto che noi giochiamo la miniera di Galar, non giochiamo switch, ma ci basta l'energia nascosta che va a levare la ritirata di Pokémon buio, quindi Weezing non avrà ritirata. L'aspiratore serve per andare a levare quelle stadio che ci possono rompere. Quindi qual è in Weezing l'unica stadio, l'unica carta strumento, l'unica carta oggetto che ci va a disturbare? L'ombrellino. L'ombrellino ci disturba, quindi abbiamo 2 aspiratori, difficilmente giocheranno 2 ombrellini, deve essere proprio defecante da ogni punto di vista. E questo è il mazzo.
Cioè, c'è poco da dire e tanto da giocare. Quindi, che dire? Complimenti a Manu. E sotto nei commenti, ragazzi, fatevi un botto di complimenti. E andiamoci a trovare qualche avversario. Primo avversario di oggi, siamo contro Levantan. Pare quasi il nome di un medicinale. Il Levantan, non mi ricordo. Comunque, vediamo un po' chi vincerà il lancio della moneta. Esce testa, quindi vogliamo iniziare noi. Sì, dai, spero di trovare subito il frullato energizzante, perché ho voglia di proprio un frullato papaya e manghio. Allora, il frullato non c'è, però abbiamo Coughing Energia. Coughing Energia ci può anche stare. Abbiamo Arbitro Serina, Esperimento di Acromio, Scarpe da Trekking. Magari sculiamo la carta e ci interessa. Ovviamente il mio avversario si deve muovere, perché per mettere una carta in gioco non ci vuole tre quarti d'ora. Eccolo lì. E gioca Miltank. Ok, non si sa. Top deccata della vita. Top deccata della vita. Si fa anche Scarpe da Trekking. Il ventaglio, ti dirò, io lo piglio, perché tanto se gioca Miltank giocherà anche la doppia. Quindi se io dopo gliela levo, tanta roba. E c'ho altri Coughing, c'ho altre carte interessanti. Martellini, tre energie, quindi ce n'ho una nei premi. Una nei premi, quella normale. Allora, ventaglio, carta pazzesca. Abbiamo anche Esperimento di Acromio. Lui c'ha un bordello di carte in mano. Volendo potremmo anche rischiarci un bell'arbitro. Lui c'ha 7 carte, quindi sono tante. Vediamo se metterà qualche altro base. Però con Miltank non so che mazzo potrebbe tirarci fuori. Velox, lo vediamo subito. Scarta una carta che è Maschera di Panico. E già fa paura vedere uno che la gioca. Vediamo che carta si prende. Crobat, interessante. Crobat lo vencerà. Energia turbo su Miltank. Crobat lo gioca, ma Weezing gli va a bloccare l'abilità. Molto interessante. Infatti lui fa la faccina giù, ma dei razzi. E basta leggere Weezingo, basta leggerlo. Stanamento. Mi sa che ci fa zero. Esatto, perché non c'è, non c'è Pokémon in panca. E che dire? Io ti faccio... niente, perché la quinta. Santa Madana. Secondo rimbombao di oggi. The Best Monarch. E che gli è? Il meglio monaco. Vediamo. Vediamo il meglio monaco. Vi ricordo, signori, che potete supportare il canale lasciando semplicemente un mi piace. Però se volete fare parte della Magikarp Army, potete benissimo fare... potete, se volete, fare l'abbonamento al modico prezzo di 0,99 centesimi, ovvero l'abbonamento caffè. Poi sotto ci sono altri tipi di abbonamento che se volete fare è a vostro... che volendo, se volete fare, li potete fare. Non so quali altri canali diano l'opportunità di abbonarsi a 99 centesimi, però comunque è il minimo che potevo fare. Vi avrei fatto anche fare l'abbonamento a un centesimo, ma un sipole. Allora, qui partiamo con Coughing. Abbiamo il frullato, martello, ventaglio, arbitro, Selina, esperimento. C'ho la stessa mano con cui ho chiuso prima. Incredibile, prima che quittasse il tizio. E ci garba, e ci garba. Allora, lui gioca Cresselia con Calyrex e Arceus. Beh, ti dirò, non mi fa molta paura, perché una volta che l'ho evoluto, gli blocco l'abilità di Arceus, l'abilità di Calyrex e la doppia, questa gliela levo col ventaglio, oppure possiamo anche provare un martello rapido, prima di buttare via il ventaglio. Andiamo così, se esce testa si gode a bestia. Mamma mia, se si gode Shaon è ancora meglio. Ancora meglio. Allora facciamo esperimento di Acromio. Vediamo cosa possiamo sperimentare. 1, 2. Ci prendiamo le scarpe. No, ci prendiamo il Poke Gennaro. È sempre bene trovare un bel aiuto, perché non si sa mai. Questa gliela metto. Posso non fare nulla, o meglio il frullato posso anche non farlo. Si fa direttamente ascensione ascensionale. E ci prendiamo un Weezingo. Perché non ho fatto il frullato? Perché se io dopo avveleno mi trovo un Coughing... posso, volendo, usare il frullato per velocizzare, anche perché una volta che io l'ho avvelenato non è che devo riattaccare. Passo il turno e va bene di così.
Lui adesso, se c'ha l'energia, cerca un bordello di energia e le assegna dietro. Questo potrebbe essere un po' un problema, però mi sembra ne assegna una sola, quindi tipo pace, amore, gioia infinitesimale. Energia la dà direttamente su Arceus e fa Amici di Galar. Pesca tre carte, però carta stupenda, eh. Amici di Galar, bellissima. Palloncino su Cresselia, che quindi ritira uno. Mette Calireno, ma non può usare la sua abilità. E forse se ne accorgerà adesso. Vediamo se se ne accorge adesso. Penso stia riflettendo su quello che ha fatto e stia bestemmiando, penso, tre quarti di calendario. Ad aprile ci siamo quasi arrivati. Evo di Roma. Ora cercherà Arceus Wastro per fare il Wastro. Ma non lo puoi fare, brodero. Non lo puoi fare. Wizzingo e ti blocca. È il nostro turno, finalmente. Finalmente. Un altro Koffing. Questo facciamo di così. E lui c'ha tre carte e basta. Facciamo un po' che Gear. Bossaro. Bossaro straforte. Perché? Boss su Calireno, che ritira due. Attacca con tre. Lo avveleno. E secondo me difficilmente lo ritirerà. C'ha tre carte nel mazzo. Magari brucia uno switch. Ce lo può anche avere. Gli si fa anche fare. Gli si può anche concedere di fare uno switch. Ora io dopo, se mi lascia Calyrex, faccio frullato energizzante ed evolvo Koffing. Semplicemente così. Avicoltore addirittura. C'ha l'avicoltore. Se c'ha la doppia però ci sfranteca proprio. Ci fa un bordello di danni. Ci fa un bordello di danno. E io non voglio che lui abbia la doppia. Energia normale psico. Ed è il mio turno. Qui è brutto. Non è molto buono. Bossaro. Signori, io riprovo la mossa. Riprovo la mossa. Si fa questo di qui. E lo riavveleniamo. Riavveleniamole. Oh, se ci riesce a buttare giù Calyrex da 3,20 si gode. Sarebbe interessante riuscire a trovare dei martelli, così da iniziare a levargli quelle energie psico. Sarebbe molto divertente, molto. Lui ha l'abilità bloccata di Calyrex, l'abilità bloccata di Arceus. L'unica cosa che può fare è pescare energie e assegnarle. E cercare di ritirare Calyrex. Il problema per me è che una volta che lui ha caricato Arceus, mi fa un bordello di male. Non è che si può restare così all'infinito. Io sì, gli faccio il veleno, però c'ho solamente 4 Weezing. Potrei installarla. Secondo me in questo mazzo sarebbe anche figo uno Sneasler, uno Sneasel di Isui che aumenta il veleno. Potrebbe essere divertente. Però Fiammetta Cicogna non mi piace attualmente. Io cosa posso fare? Intanto si fa un bel frullato. Così ci abbiamo anche l'altro Weezing è pronto. Mi manca solo energia. E il mio turno ovviamente finisce. Il veleno lui ce l'ha già. Vediamo se riusciremo a buttare giusto Calyrex. Se riuscirà a ritirarlo. Dopo mi sa che mi conviene fare arbitro, perché sta iniziando ad avere già troppe carte in mano, eh. Sembra strano che lui non abbia energie. Calyrex ne dovrebbe giocare una decina, eh. Con una decina di energie le dovrebbe avere. Mi sembra strano che non le trova. Passa il turno, si becca altri 40 danni. E questo ci fa molto gioire. Oh, perfetto. Energia nascosta gliela possiamo dare a Weezing. E direi che possiamo anche divertirci terminando il turno. Aspetta, tanto lì in mano non c'è niente. Se gli faccio arbitro è capace che trova qualche carta forte. O poi se la pesca, tu vedrai, la pescava anche qua arbitro. Però vediamo. Abbiamo lo stesso numero di carte, solo che lui è bloccato. Bloccato fino all'osso. Quasi quasi questo Weezing mi permette di mettere l'occhialino energizzante. Ma per forza. Qui ci vuole, perché bisogna schermare un po' le abilità del mio avversario. Le annulliamo. Signor Best, che decidiamo? Se non puoi fare niente, puoi anche cliccare il tasto passa il turno. Se no io le passo una bella tegamà di porpette di acce
nel... Oh, signori. Signori, sto mazzo fa quittare e non pensavo. Non pensavo. Ragazzi, stra divertente. Terzo avversario di oggi, Wenceslaus. Detto anche Vincenzo Lauto o Lauto Vincenzo. È il mio turno, inizio per primo. Interessante. E vediamo, lui è un mazzo che vuole iniziare per secondo. Però io ho già Wheezing in mano. Ma mi servirebbe o un altro Coughing o direttamente un energizzante. Non ce l'abbiamo, però abbiamo già un altro Coughing e questa cosa ci garba assai. Allora, questo lo mettiamo. Possiamo dare l'energia davanti rischiando. Scarpe, il martello, ragazzi, lo voglio. Martellino non si può buttare via. E l'energia, perfetto. E ho trovato due carte che mi fanno godere a spruzzo. Non posso ascendere come il signore, però possiamo passare il turno. Abbiamo Wheezing, martello, alta energia per dopo. Non credo userà energie speciali e quindi questo Kyurem dobbiamo cercare di colpirlo alla svelta. Anche Kyurem c'ha l'abilità che, se non sbaglio, si assegna l'energia. Greninja, secondo me questo è l'ultimo turno che pescherà due carte. Perula, vediamo che cosa si va a prendere. Secondo me Evo Aroma e un'energia. Ah no, VIP Pass, vero, l'energia non la può prendere, può prendere un altro Pokémon. Kyurem, e cosa gioca poi in panca? Isoble? Non lo so. Doppio Ranguru, cioè doppio Ranguru è proprio un pugno nella cistifellia. Che te ne fai di doppio Ranguru, fratello? Doppio Ranguru penso sia, cioè ti guardi la carta che metti, la rimetti sopra. Va bene, allora, lui ha rifatto un recupero di energia per una carta e pescare due, parliamone. Vediamo, se non assegna niente adesso, fortissimo, signori, ti faccio un V-Star GX gigantesco. Allora, io posso fare Wheezing davanti, oppure metterlo dietro ed evolvere quello davanti, direi che si può anche fare così. Evolviamo quello dietro, mettiamo l'energia dietro. L'energia ce l'abbiamo già davanti, si ascende come un ascensore e abbiamo doppio Wheezing. Tanto, se lui adesso lo evolve, mi va via il veleno per 40 danni, sti grandissimi casi. Ci abbiamo queste due fiammetta molto inutili e spero di trovare un aiuto interessante, un Pokégear, qualcosa. Con la Perula si prende Kyuremmone VMAX con l'Evo Aroma, quindi si andrà a prendere un altro Kyurem. Eccolo lì, sta a vedere, bello. Barabello, barabello. Eccolo lì, Kyuremmo, Kyuremmo. Energia dietro, attenzione. E passa il turno. Oh, Pokégear della giustizia. Allora, facciamo un martellino testa, perché deve essere testa, gliel'ho detto io. Esatto, esatto, signor Prevete. Ora, con questo Pokégear, arbitrello. L'arbitro deve arbitrare, quindi direi che lo possiamo anche fare. 4 c'ho di carte, 4 ce n'ha lui, però l'importante è le carte che avevo io. Top carte, miniera e maloveleno. Signori, se riusciamo a buttare giù Kyurem forte, lui ritira 5. Già che ritira 3 è grosso, ritira 5 adesso. Quindi deve veramente pregare tutti i santi. Potrebbe comunque riuscire ad attaccare se fa una Melanie. Quindi in due turni potrebbe riuscire a fare qualcosa. Butta via il V-Pass per prendersi un altro Pokémon base, che è Empoleon. Ok, fa switch. E cosa fai? Switch sull'altro Kyurem. Potevi tenerti lo switch per quando era carico, caro Wenceslao. A meno che in mano dopo non mi fai Melania, non lo so.
Oh, un altro Hoffing ci sta. Ci garba. Lui c'ha una sola carta in mano. Se c'ha boss è per davvero deleterio. Ora, Wizzingo, malo veleno. E scureggiamogli proprio nel viso con quella faccia matitone. Grazie. Mando vai. Mando tu vai. Guarda, ora ci fa boss su Coughing. Fa tutte le abilità del mondo. Invece no, energia davanti. E si becca 40 danni. Va bene. Ci può anche stare. Possiamo anche fare di così. Questo lo evolviamo. Ci garba. Facciamo esperimento di acromio. Vediamo cosa ci esce fuori. Allora, martello. Level e Selena Gomez. Ormai i frullati energizzanti non ci servono più a niente. Ma questo martello testa? Facci godere. Maiala. Allora, se usciva testa era strafigo. Ma ci ha fatto diventare strafighi lo stesso. Ragazzi, se l'è quittata. Se l'è quittata ancora. Va bene. Ultimo avversario di oggi è Ash Ketchum. La brutta copia di Ash Ketchum, attenzione. Con la monetina di Eternatus, quindi probabile giocherà Eternatus. Allora, esce Croce, Santa Croce sull'arnaccio, vogliamo iniziare noi? Brother, che fai? Ce lo chiedi. Iniziamo noi per sportizia. Per sportività iniziamo noi. Allora, direi che come mano ci può anche stare. Due martelli per temporeggiare, il frullatino subito così aggressivo. Ci manca giusto l'energia e va bene. Vediamo lui che gioca. C'aveva la monetina di Eternatus ma le sleeve di Arceus. Quindi cambio completamente idea e faccio bene. Perché gioca Arceus V con mistume di roba. Io gli vado subito a fare Weezing e ciaone. E ciaone, se mette una doppia gli faccio fiammetta. Se mette un'altra energia posso fare il martello. E se inizia a caricare posso fare anche boss order e temporeggiare. Bidoff non può, Bibarello meglio, non può pescare. Arceus non può fare nulla. L'unico è Pikachu che se riesce a caricarlo ci può fare dei KO incredibili. Quindi se lui adesso c'ha la doppia, attacca, carica. E può essere devastante. Evo di Roma. Arceus Vuastro. Che non può evolvere adesso, bra. L'importante è che non riesca ad attaccare di Arceus, perché sennò qui la vedo dura. È il nostro turno, ci garba. Arbitro. Arbitro potrebbe essere interessante perché non avendo dei base... Se quantomeno me ne dai uno ci possiamo divertire. Ci possiamo divertire. Allora, l'aspiratroie non lo voglio. C'è un altro Coughing, attenzione. Uno lo posso mettere. Non ho l'energia. Ragazzi, non riuscire a fare del veleno è male. Però anche lui non può far niente. Sicuramente gli ho dato la doppia. Energia cattura invece. Vediamo che cosa si va a mettere in panca. Aerodactyl. Questo ragazzi già ha un mazzo briao. Cioè Aerodactyl con Arceus, Decidueye e poi Pikachu volo così a caso. Va bene, molto fantasia, però tanto Arceus se la può permettere. Miniera di Galar quasi te la schianto. Un bel martello testa. Croce sull'arnaccio. Ragazzi, evolviamo anche questo dietro. E minierone di Galar. Spero non abbia un'energia. Spero non ce l'abbia, perché se carica diritto è un casino. Ci potrebbe fare Mary, se ci vuole fare un regalo. Facci sto regalo, Ash Ketchum. Ultrapalla. Cosa si va a prendere? Secondo me Bibarel. Arceus Vuastro ancora. Ottimo. Vuol dire che c'ha la doppia. Vuol dire che c'ha la doppia, ci fa 180 e carica dietro. Secondo me non ha la doppia e si è reso conto che non può fare l'abilità. Si gode come Godenzio. Si gode come Godenzio. Potrei anche fare boss order. Magari boss order su Bibarel, che se trova la doppia mi schianta. Tanto se vuole c'ha switch. Però comunque gli andiamo a far sprecare una risorsa. Vai,
Questa mossa ci può anche stare. Ci può anche stare. Lui c'ha due carte in mano. Ora trova ricerca accademica. Easy. E mette un'energia lotta e passa il turno. Altro coughing, possiamo anche non fare niente. Io non sto vedendo voce. Sono molto briccato. Sono molto briccato. Passo il turno perché non posso fare niente. Vediamo un po' che cosa fa lui. Mary. Godo come San Faustino. Dai così. Dai così. Dai così. Questa mano ci può stare. Ma Bibare l'ha evoluto. Ma non ci può far niente. O meglio, non può pescare. Anche questa che si gode. Ultra palla. Forse non se n'è accorto. Non ha levato la stadio. Vuole ritirare con 4. Questo Pikachu volo. Ok. Però finché non riesce a caricare Arceus va bene. Allora, qui abbiamo una mossa forte. Devo rischiarmela. Abbiamo anche l'energia forte. Se io faccio martello testa. Ma vieni! E poi gli faccio questa di levo la lotta. E poi faccio fiammetta. Mi brucio la stadio. Però gli levo anche l'energia. Poi si fa questo, scarpe su scarpe. Vorrà dire che questo paio non era buono. Scarpe sul level, no. Scarpe su martello, strafigo. Lui lo avveleno. Lui dietro non ha niente. In 3 turni Bibarel defunge. E ci facciamo anche un premio. 3 turni. E sarebbe figo. Sarebbe stato figo andare un pochino avanti con le partite. Però, signori, questo è il mazzo. C'è poco da dire, la gente quitta perché quando vede che non può fare le... Tanto qua sono telefoni sempre, anche alle 9 la sera. Dicevo, quando la gente vede che non può fare le abilità, si blocca. Quindi non vuole più giocare, si innervosisce, bla bla bla. Questo video può finire qui, mi raccomando, se siete arrivati fino a qua con la visione, mi raccomando, lasciate un mi piace, se siete nuovi iscrivetevi al canale per vedere tanti altri nuovi contenuti, consigliatemi sotto nei commenti dei nuovi video che potrei portare settimana prossima e seguitemi su Instagram riccabroz e commentate qui sotto con quadwiz. Noi ci si vede alla prossima, mi raccomando un abbraccione e che Godenzio sia con voi. Ciao Manu!